Allora, Luciano. Buonasera a tutti. Buonanotte, anzi vista l'ora. Allora, ti dico solo una cosa. Io sono contento, tu? Assolutamente sì. Più che contento, soddisfatto. Una vittoria... Quanto vale questa vittoria? Non vale 3 punti. No, vale molto di più. Vale molto di più, ma gli effetti, secondo me, non li possiamo prendere appieno adesso. Ne capiremo la valenza più in là, quando i 3 punti conquistati oggi contro la Sampdoria, squadra di Blasone, che ha tanti problemi per carità, ma che può rientrare nel giro perché alla fin fine ha solo 3 punti di distacco dalla zona playoff, sapremo ben più in là, questione di mesi, la valenza che ha avuto. Per oggi mi accontento di vedere il come è venuta questa vittoria. È stata la vittoria del coraggio, è stata la vittoria del gruppo, è stata la vittoria, se mi consentite il termine, degli attributi, perché è stato un bel Pescara rispetto alle ultime settimane, ma non è stato un Pescara trascendentale, è stato un Pescara che ha giocato fino all'ultimo secondo, mettendo in campo quei valori che solo una grande squadra, e quando parlo di grande squadra parlo di grande gruppo di uomini prima ancora che di calciatori, può mettere in campo. Sono assolutamente d'accordo con te e ti dirò che io di queste prime, di questo girone di andata, anche se manca solo la partita di Nocera, ci sono state secondo me 2 partite chiave di questo inizio. La prima è stata contro l'Albino Lecce, perché era una partita che dovevamo capire questo Pescara, che qual era il ruolo che doveva svolgere in questo campionato. 2 sconfitte giuste, secondo me, a prescindere da tutto, quelle di appunto Castellammare e Reggio Calabria, e poi al quarto turno della ripresa vincevamo 5-0. Oggi invece, come giustamente hai detto tu, non dovevamo dimostrare niente, i calciatori devono solo vincere la partita, perché dovevano confermare che in effetti loro sono una squadra che può giocarsi il campo. Io sono anche contento che questo gol l'ha segnato il capitano. Quanti gol ha fatto il capitano? 11. Più di Ciro. Uguale a Ciro, però senza rigore. Senza rigore. Cosa che l'anno scorso batteva, talvolta sbagliando, come abbiamo visto all'inizio di quest'anno in Coppa Italia, però li batteva lui. E poi oggi comunque la cosa che mi è piaciuta di questa squadra, che ha vinto, ecco, non abbiamo vinto con la testa. Esatto, con la testa e con gli attributi. Io sono veramente, facciamo un bel Natale sereno, sapendo che è stato fatto tanto, ma che molto si deve ancora fare, che si può fare, si deve fare. Se mi permetti l'inciso, alla tua perfetta disamina aggiungere un'altra partita che secondo me è stata una partita chiave, quella con il Varese. Vabbè, comunque io sono veramente, sono in fase di godimento. Ti ringrazio ovviamente. Sono io a ringraziare te. Sono felice. Poi c'è pure una bella notizia, che comunque giovedì penso che stiamo insieme, farò di tutto per stare insieme a voi. Perfetto. Ringrazio la società, ringrazio il mister, ringrazio anche ovviamente tutto l'ambiente, tutta Pescara. Per il gruppo è importante, non diciamo comunque, però per il gruppo è importante. Per il gruppo è importante, credo che sia meritato, è meritato per il gruppo, ma permettimi di dire una cosa, è meritato in primis per Salvatore Piedimonte, che ogni maledetta domenica direbbe Al Pacino, non si parla di domenica ma si parla di sabato, è al seguito della squadra di Zema. Ma io l'aspettavo da tempo, da tanto tempo aspettavo, sapevo che
che il mister avrebbe avuto la sua chance. Non era giusto, ecco, non far capire a tutti che è più grande allenatore degli ultimi 30 anni che il calcio italiano ha avuto la fortuna di avere, ma non tanto per come allena i calciatori, che comunque è per come li fa giocare in campo. Cioè, vedere le squadre di Zeman obiettivamente è come andare al cinema, è come andare a vedere, cioè è un'emozione con, è veramente un'emozione. Io direi il Barcellona è bello, però comunque io penso che con Barcellona c'è bellissimo, c'è Messi, però c'è anche una monotonia del gioco. Con Zema c'è la rapidità, la velocità di esecuzione, il cambiamento di fronte, le varietà di schemi, cioè obiettivamente una sensazione del calcio che è diversa, ecco, questo è. Sorrido, sai perché? Perché qua si dice una locuzione, se così si può dire, un po' particolare, che detta da me che di cognome faccio Rapa fa anche ridere. Però Zeman è l'unico, secondo me, in grado di, come si dice qua, tirare fuori il sangue dalle rape. Nel senso, è facile fare bel gioco, è facile vincere e dominare con Xavi, Iniesta, Messi, Villa e compagnia cantante. Molto meno facile è sicuramente fare un gioco diverso, ma ugualmente entusiasmante, ugualmente divertente e a quanto pare redditizio, con giocatori che sino ai loro 29 anni, e cito Togni, erano in C, Balzano a 25 era in C, insomma con i Carneadi non era facile arrivare a questo punto. Lo scriverò, faccio un pezzo, ovviamente penso di farlo prima di Natale, un pezzo di chiusura, perché comunque sono contentissimo. Il mister oggi parlava di punti tolti, punti, io da zemaniano so che il mister fa piacere parlare in una certa maniera, gli arbitri non c'è dubbio che comunque hanno inciso in maniera negativa sul nostro campo, è quasi scontato, ma io penso anche per il nostro tipo di gioco molto particolare, l'abbiamo anche detto in epoca non sospetta, che induce anche all'errore, induce soprattutto giocare a tre a centrocampo, se si perde palla si rincorre, l'ammonizione, il fallo da dito, sono tante cose, certo, che comunque nel calcio che è concepito in Italia purtroppo gli allenatori, gli arbitri ammoniscono questo tipo di gioco, sì. Purtroppo io penso che a noi mancano i soli punti di Modena, non so quanti, o uno, due o tre, perché poi obiettivamente a Torino sì, è vero, gol di Immobile, però comunque nel momento topico sull'1-1 il Torino ha dimostrato di quella, Torino ha giocato come abbiamo giocato noi oggi contro la Sampdoria, con umiltà, con attenzione, hanno giocato proprio per vincere quella partita. Con Grosseto ci sta una partita negativa, ci sta, anche se dovevamo vincerla noi, ci sta in un arco di campionato perdere qualche partita per sfortuna, eccetera eccetera. A Castellammare non avevamo il centrocampo, ma avevamo la difesa per poter giocare con una squadra che veniva da 5 sconfitte consecutive, che aveva una rabbia. Ma più che gli uomini a Castellammare, ripeto, l'approccio. L'approccio, squadra fighetta. Esatto. Io credo che mancano solo quei punti, onestamente bisogna dirlo con tutta l'onestà intellettuale, ma a prescindere che potevano essere anche di più se gli arbitri non avessero sbagliato, però comunque io guardo sempre quello che è stato in campo. Guarda, cioè sempre quello, io concordo quasi pienamente, forse non tre ma quattro punti, diciamo che tra Modena e Grosseto scegliete voi i punti dove collocarli, però credo che quattro punti in più potevamo averli. Però ragazzi, 36 punti, 41 gol, questa media, considerando l'inizio di campionato senza gli uomini eccetera eccetera, non è da playoff, è secondo me umilmente, sempre, non voglio sempre esagerare perché queste cose le abbiamo dette prima, non oggi, non è che noi le abbiamo dette quando molti non sapevano di Balzano e noi come gruppo Zema parlavamo di Balzano come miglior acquisto di questo scarto. Io ero tra quelli che non credeva in Balzano. Vabbè, ma perché non lo seguivi tu come lo seguivamo noi, è ovvio. Però credo che sia anche giusto riconoscere che ci mancherebbe, però io sono penso che nella testa
di un gioco, cioè noi dobbiamo vincere almeno 25 partite. Questa squadra ha, senza ombra di dubbio, può vincere 25 partite e può fare gli 80 gol. Se riesce a vincere almeno 25 partite, fa 80 gol, possono arrivare Nicky, Gigino, Raffaele, possono arrivare tutti gli imbrogli, tutti gli ladri, tutta la mafia, tutta la schifezza che esiste, non potranno fare nulla, perché noi sul campo batteremo anche loro, batteremo anche le truffe, gli inganni, perché io sono convinto che noi vinceremo contro tutto e contro tutti. E niente, io concludo, perché penso che siamo alla fine, salutando tutti gli amici del gruppo Zeman, che non avrò il piacere di magari sentire su Facebook o in altro luogo, in altro modo. Un caro Natale a tutti quanti da parte mia, forza Pescara per tanti motivi, per voi forza Zeman, per tutti quanti forza Pescara e forza Zeman. Ovviamente io ricambio a te e a tutto il tuo staff, che veramente persone per bene, serie, grazie, competenti. Grazie a nome di tutti. È un bell'ambiente. Io faccio 6 ore per venirvi a vedere le partite a Pescara, perché io vivo a Sorrento un'ora e poi 5 ore, un'ora Sorrento Napoli, 4 ore. Ma sono contento di venire, perché poi sto bene a Pescara, una bella città, a misura d'uomo, si lavora, un ambiente sano. Fa piacere sentirti dire queste cose. Sono contento, sto bene, competenti. E come hai avuto modo di vedere, anche Pescara ricambia l'affetto, sì, e la stima nei tuoi riguardi, ma anche, si può parlare di calcio, ragazzi, si può, ti ringrazio, io ti abbraccio forte e ci vediamo il 22. Farò di tutto per stare insieme a voi. Sì. Un abbraccio forte.